Grande presenza di pubblico al convegno sulla sanità organizzato all'Hotel Forte del 48 di San Donà di Piave da parte dell'associazione Il Ponte del dottor Paolo Madeischi. Vediamo. Molto cambierà nel Veneto orientale, soprattutto per quanto riguarda la riorganizzazione dei presidi ospedalieri. La sanità è un bene primario del cittadino che vuole essere informato. Ne è la dimostrazione la sala gremita al Forte del 48 per il convegno organizzato dal movimento d'opinione Il Ponte del dottor Madeischi. Sì, grandi cambiamenti ci saranno sicuramente da gennaio. Si tratta di capire quanto dureranno questi cambiamenti, se sarà per 5 anni o per 10 e se si arriverà effettivamente all'ospedale unico. Tavola rotonda sul tema Ospedale Unico, che sarà la grande rivoluzione del Veneto orientale. Il direttore generale, il dottor Carlo Bramezza, ha anche dato una scadenza. L'opera sarà realizzata entro 5 anni. Parte la rivoluzione nella sanità del Veneto orientale. Oggi siamo a questo convegno per parlare appunto della riorganizzazione ospedaliera in attesa dell'ospedale unico. Oggi siamo qui a spiegare che l'azienda sta lavorando per realizzare sul territorio una nuova sanità più vicina al cittadino, alle esigenze proprio del cittadino. Un ospedale che sarà all'avanguardia, tenendo conto anche di tutte le nuove norme antisismiche. Il sito dove sarà realizzato non è ancora stato individuato. Spetterà ad una commissione decidere dove, anche se già si ipotizza un'area vicino a Sastino di Livenza. Ma questa scelta è perché è una scelta in linea con l'indicazione del piano socio-sanitario. Noi abbiamo riorganizzato la sanità veneta, in particolare la parte degli ospedali, destinando per ogni 200.000 abitanti un ospedale da circa 400 posti letto, questa è l'impostazione generale, e è raggiunto il momento in molte parti del Veneto la riorganizzazione anche strutturale edilizia degli ospedali si è compiuta. In questa ULS c'era la necessità di una definizione, si è scelto l'ospedale unico. Poi sarà compito degli amministratori locali decidere il dove. Scelta che si adegua alle linee delle nuove schede sanità regionali, che prevedono un ospedale ogni 200.000 abitanti. Un'opera che cambierà la sanità nel Veneto orientale, che non significa rinuncia agli ospedali locali, ma una proposta migliore per i cittadini. Perché è una scelta indispensabile, non è stata fatta per risparmiare o per razionalizzare, è stata fatta perché la sanità del futuro presuppone ospedali sempre più specializzati e un grosso impegno nel territorio. Questi due elementi vanno coniugati insieme perché non esiste un ospedale specializzato, un ospedale che sa intervenire con grande qualità, se non c'è un territorio che poi è in grado di farsi carico di coloro che hanno subito un intervento chirurgico.